Ciao ragazzi, sono Luca Maccarelli, sono un senior VFX artist, lavoro nel settore del cinema e dell'advertising da oltre 20 anni. Nuovo video test per questa macchina Project Lead appena acquistata, vediamolo insieme. Allora ragazzi, partiamo subito con qualche test. E qui abbiamo una lunessa che ho modellato, ho fatto qui look dev lighting per un progetto, un advertising a Londra, e un modello di abbastanza RS, lo vedete perfettamente fluido. Adesso proviamo un po' a suddividere la mesh, la geometria, e io mi muovo benissimo. Vedete, scolpisco senza nessun problema, suddividiamo ancora, sono sicuro che ce la fa, esatto. Questa è anche grazie alla Super 4080, come vedete risponde alla perfezione, non ho nessun tipo di problema. Veramente fluido. Vedete, non riesco a metterlo in difficoltà. Proviamo adesso con un'altra. Proviamo con un'altra scultura che ho fatto recentemente. Diciamo anche nell'apertura per i file è velocissimo. Questa è un'altra scultura. Questa è tutta gestita per il momento in Dynamesh, densa, molto densa, e anche qui completamente senza nessun problema scolpisco la mia mesh, la mia geometria, senza nessun problema, veramente molto fluido ed è eccezionale, perché io ho bisogno, necessito di questo tipo di feedback, di fluidità, di risposta. Devo vedere in real time quello che faccio, non devo avere nessun tipo di problema, non devo avere nessun tipo di rallentamento, di lag. Eccezionale. Allora, passiamo adesso a... vorrei mostrarvi un rendering dentro Dini. Proviamo Dini. Abbiamo una geometria abbastanza dettagliata, una testa CG con tanto di texture, 8K. Vediamo un render. CPU, vediamo come si comporta. Ovviamente partito velocemente e devo dire che è veramente molto rapido. Abbiamo un render micro displacement, una mesh molto suddivisa, 4 luci, 3 luci,
un defocus in 3D che è abbastanza pesante, devo dire, veramente veloce e silenziosissimo. La temperatura perfettamente, anzi è anche un po' sotto la media, rispondendo veramente bene, e soprattutto io mi muovo, passo da ZBrush, come vedete è veramente una scheggia velocissima. Sto renderizzando il background e lui si muove veramente alla perfezione senza nessun tipo di problema. Ovviamente, essendo questo un render con Arnold progressivo, quindi interattivo, io posso spostare tranquillamente le mie luci. E avere appunto un feedback in tempo reale, mantenendo che abbiamo un denoise real time per ridurre un po' il più possibile il rumore del render. Però, come vedete, io mi sposto le mie luci e lui subito risponde senza nessun tipo di problema. Questo è ottimo per chi fa il mio mestiere, chi fa lighting, chi fa look tab, perché dobbiamo vedere in tempo reale cosa accade, dobbiamo poter modificare l'illuminazione del set, della scena 3D, i materiali, lo shading, le texture. Quindi è importante avere questo tipo di feedback, questa risposta immediata, perché vediamo subito il risultato. Veramente eccezionale, veramente ottimo, e ripeto, rimane completamente snello, non ha nessun tipo di problema. Io posso continuare ad usare anche nell'area di lavoro tranquillamente, posso muovermi senza nessun problema mentre sto renderizzando. Ottimo, veramente ottimo, veramente veramente ottimo. Ovviamente, ragazzi, non poteva mancare il nostro Cinebench. Dunque, qui abbiamo il nostro multicore CPU test, punteggio altissimo, e ovviamente la nostra 4080, il mostro, scheda incredibile, non poteva che occupare la prima posizione. Ok, amici, eccoci qua con il nostro amato Cyberpunk. Vi faccio vedere i settings, ovviamente tutto al massimo, ultra. La soluzione, direi di partire con il benchmark. Andiamo. Come previsto, frame rate assurdo. Vi ricordo che siamo in ray tracing, il vero ray tracing con illumination, con bounce infiniti, la real ray tracing. Risoluzione 2K. Settings tutto ultra, tutto al massimo. La rete imbarazzante, quanto è veloce, leggerissimo, la macchina è silenziosissima, ripeto, non sta minimamente faticando. La
parliamo poi di un gioco molto molto laborioso, complesso. Chi è esperto di gaming sa, Cyberpunk è un open world gigantesco, richiede molta 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 potenza. Ecco qui, programmi massimi 128 per una media di 116.68 frame per rate FPS, che dire, ray tracing override, risoluzione 2560x1440, schermo intero, frame generation, ovviamente queste nuove schede hanno tutta una serie di vantaggi per la generazione dei fotogrammi, l'intelligenza artificiale eccetera eccetera, però come vedete risultato eccezionale, prestazione eccezionale. Passiamo a Forza Horizon. Eccoci qui ragazzi con un altro top di gamma che è Forza Horizon. Come potete vedere anche qui frame rate impeccabile, veramente veramente impeccabile. Questo è un altro gioco molto molto grande, un open world, molto, richiede molta potenza, molto complesso come potete vedere, ha un environment ricco di dettagli, probabilmente un mondo infinito, le macchine sono a altissima risoluzione. Andiamo ai settings, siamo in 2K, praticamente il frame rate è oltre 60 frame al secondo. Non ho attivato nessun tipo di scaling questa volta, nessun tipo di, nemmeno una generazione frame. Questo dimostra il fatto che comunque viene gestito ottimamente. Grafica estremo, massimo, tutto al massimo. Quindi che dire, anche qui 10 lode. Prestazione veramente eccellente. Passerei adesso a un altro gioco importante, molto atteso e molto complesso anche lì, molto dispendioso in termini di risorse, che è The Last of Us. Vediamo. Allora, eccoci qui con The Last of Us. Siamo sui settings. Potete vedere anche qui tutto al massimo, tutto ultra, nessun compromesso, risoluzione alta, abbiamo sempre il 2K e adesso vediamo come se la cava. È un gioco veramente ben fatto, grafica eccezionale, richiede molta potenza. Ragazzi, che dire, anche qui eccezionale. Anche qui una fluidità, una, ripeto, la macchina non emette un suono. Non sento minimamente lavorare il computer. Una vacanza per questa macchina, gestire questa quantità di poligoni, che ripeto è molto alta per questo tipo di giochi di questa generazione, è veramente un qualcosa di, è il massimo che c'è attualmente nel gaming, quindi parliamo di, aspetta qui, veramente di qualità. No, eccezionale, perfetto, non ha esitazione, settings al massimo. Potrei sicuramente andare anche oltre con la risoluzione, in questo momento ho dei monitor a 2K, ma se avessi qualcosa di più sicuramente non dà nessun tipo di problema anche oltre, andando 3K, andando 4K sicuramente. Queste GeForce 40 sono imbattibili.
Ragazzi, questa macchina è eccellente, è completa, è un'ottima macchina, un'ottima workstation. L'ho presa per questo, soprattutto per lavoro, ovviamente. Mi consente di fare tutto, qualsiasi cosa, come avete visto, dallo sculpting al modeling. Io sono un generalist nel mio settore, quindi vado dalla modellazione allo sculpting, a ZBrush, a Maya, modellazione classica, e sono anche un lighter, un loop artist, quindi mi occupo di lighting, di rendering, di shading, di materiali, e vi assicuro che, come avete visto, mi consente di fare qualsiasi cosa senza nessun problema. Comodo, ad alto livello, con la massima prestazione, velocità, stabilità. Ripeto, Windows è ottimizzato al meglio, hanno fatto un ottimo lavoro e posso veramente contare in qualsiasi cosa, anche nel video editing. L'ho testata, va benissimo, va a bomba, ovviamente, nei vari software, Premiere, DaVinci. Ok, direi che anche qui 10 lode. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video test. Come avete visto, è una macchina molto potente, è una macchina che nasce principalmente per l'animazione 3D, per i rendering, per il modeling. È veramente perfetta, ottimizzata al meglio. Che dire, mi sono trovato e mi sto trovando veramente bene. Non sono riuscito a metterla in difficoltà più di tanto. Ha superato brillantemente tutti i test. Parliamo sia di rendering CPU che GPU, parliamo di software come ZBrush, Houdini, Maya. Fa veramente il suo lavoro, gestisce tutto al meglio, gestisce molti software in parallelo, che è molto importante per me avere software aperti come Nuke, Mari nello stesso tempo e potermi muovere agevolmente senza nessun problema, senza affaticamenti vari. È una macchina perennemente fredda, perché grazie al sistema raffreddamento liquido veramente rimane congelata, e nonostante qualsiasi tipo di processo, rendering, o anche per il gaming è eccezionale, devo dire, anche per il gaming ha un frame rate pazzesco, quindi grazie anche alla GeForce 4080 Super. Sinceramente non sono riuscito a metterla in difficoltà, e ripeto, il mio mondo è un mondo molto, richiede molta potenza, quindi parliamo di software veramente complessi, parliamo di calcoli complessi sia dal punto di vista di CPU che GPU, per quanto riguarda il lighting, il loop dev, per quanto riguarda l'FX con Houdini, quando nel caso in cui gli FX artist devono generare appunto effetti, caching, eccetera eccetera. È una macchina veramente che riesce a gestire al meglio ogni tipo di lavoro, ogni tipo di processo. Io mi sto trovando veramente bene con Project Lead. Fidatevi e affidatevi a Project Lead, perché è un'azienda molto seria, sono molto competenti, conoscono il loro lavoro e sono in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze, sia se siete un designer o lavorate nel mondo dell'audio, sia se lavorate nel mondo del video, siete video editor o dei VFX artist, VFX supervisor. È veramente un'azienda competente, vi seguono passo passo, l'assistenza è ottima sia dal punto di vista della spedizione sia dal punto di vista di qualsiasi problema. Potete contattarlo in qualsiasi momento, vi risponderanno subito. Un'azienda ottima, io ve li consiglio, andare sul loro sito, visitare il loro sito www.projectlead.it. E che dire, ci vediamo alla prossima, al prossimo video, al prossimo rendering. Ciao ragazzi.